giornalista per Il País, descritta come la migliore scrittrice della sua generazione, Eugenia Rico ha creato in Spagna un nuovo tipo di scrittura, il romanzo europeo. Prima e unica scrittrice spagnola invitata al Writers Workshop dell'Iowa University, quest'anno con Gli Amanti, edito da Elliot, Eugenia Rico ha realizzato il suo sogno di pubblicare in Italia, paese dove ha scelto di vivere con la sua famiglia. Eugenia, qual è il tuo progetto a Venezia e com'è per te lavorare ed essere qui? Il mio progetto a Venezia ha tanto da vedere con posti come il Fondaco, perché abbinare lo antico con lo moderno. Io sono venuta a Venezia invitata a una festa, manifestazione favolosa, e là ho conosciuto un personaggio morto 500 anni fa. E là ho cominciato l'avventura che deve essere un romanzo, anche un film, perché io ho anche scritto diverse sceneggiature per film, ho diretto anche qualche film. E il mio progetto a Venezia è dare vita a questo personaggio, che è Verónica Franco, che è stata la prima donna scrittrice importante in Italia e una delle più importanti cortigiane e spie della Repubblica. E il mio progetto a Venezia è dimostrare che Venezia è tutta viva, è un posto di cultura, è un posto dove ancora vivono tanti artisti, tanti scrittori, è un posto di futuro. Il Fondaco è stato crocevia di scambi e culture e ora è il luogo, impresa, che ha recuperato e rivalutato il suo patrimonio di arte e storia, aprendosi alla fruizione di tutti in un'ottica contemporanea. Anche il tuo progetto parte dal patrimonio e lo reinterpreta in chiave innovativa. Ci puoi raccontare come? Il Fondaco dei Tedeschi mi ha colpito molto per l'architettura, perché hanno preso un palazzo veramente antico che aveva una funzione speciale per un scrittore, perché era dove i mercanti tedeschi si ritrovavano, e questo era un po' un caravansar. Io ho dei relati che si chiamano così caravansar, perché questi posti dove i mercanti si erano riuniti si raccontavano le storie. Là si è cominciato a raccontare le mille una notte, tante cose. In quel tempo non c'era differenza fra la cultura e il commercio. E io lo penso ancora adesso. Io penso che la cultura è la risorsa più ricca che abbiamo, no? Quindi per me questo posto è un posto che mi fa sognare. Non solo le meravigliose cose che qua uno può vedere, le storie che sono dietro ogni merce, perché qua non sono le cose che di tutti i giorni, no? Si vedono le cose veramente belle. E la bellezza per me è fondamentale. Il Fondaco dei Tedeschi valorizza il Made in Italy e l'artigianalità. Quanto sono importanti queste dimensioni nei tuoi progetti? Io ho scelto di venire a vivere in Italia perché per me l'Italia, che trasformava tutti i pittori, trasformava gli scrittori, c'era il Grand Tour, diciamo l'obbligo di ogni scrittore importante di passare per Venezia, di passare per Italia, ma sempre la prima tappa era Venezia. Venezia è stata scelta per Wagner per morire, anche per scrivere alcune delle più grandi opere. Proust l'ha immortalizzata quando è stato al Danieli. Onassis si è innamorato della Callas. Per un tempo tutte le cose importanti succedevano a Venezia. Che rapporto hai con la moda e la bellezza? Come influenzano il tuo lavoro? Per me non c'è vita senza bellezza. Ho scelto Venezia per la bellezza perché io ho bisogno della bellezza per respirare. La bellezza è parte dell'arte e della sopravvivenza, e la bellezza è ricchezza, come si vede anche qua. Qua grandi artisti hanno lavorato insieme per creare tutto un altro modo di vita. Per me solo la bellezza può salvare sia Venezia che noi. E io ho un rapporto molto speciale con la bellezza come arte e anche come commercio, come ho detto, perché ho diretto in Spagna programmi di televisione sulla bellezza, per esempio, perché la bellezza è diventata una etica, l'estetica è diventata una etica nella nostra società. Ma io penso che per me la bellezza, per essere bellezza, è sempre morale. Per me la bellezza è una categoria della morale. E per questo la bellezza e l'eleganza è la stessa cosa. E per questo per me un posto come dove si fanno arte, che non è anche utile, che non è anche un posto dove si trovano gli artisti, non può essere. Io ho visto che qua si ritrovano tanti artisti, si fanno tante mostre, è un posto tanto importante il Fondaco dei Tedeschi per la cultura a Venezia. Quello è esattamente il senso che per me ha la parola bellezza. Saint Laurent diceva che il lusso è libertà. Secondo te cos'è il lusso?
Saint Laurent diceva che il lusso è libertà, io ho detto che il lusso è quello che è unico, quello che non ci sono due uguali. Lusso è quello che non hai a casa, ma il lusso è precisamente averlo a casa. Puoi descriverti in tre aggettivi? Ok, sempre descriversi in tre aggettivi è fare a meno di te, no? Perché se puoi essere descritta in tre aggettivi è che sei poca cosa. Però magari lo sono. Io direi che sono coraggiosa, perché ho il coraggio di parlare italiano anche se non è la mia lingua ed è la lingua che amo di più. Io parlo 5-6 lingue, ma l'italiano è come una musica. È coraggiosa, sincera, perché per me il mio motto è di la verità, di la verità, di la verità. È tutto l'arte, è tutta la bellezza anche per dire la verità. E dopo penso che sono libera e per questo ho pagato un prezzo molto molto alto. Cosa ti è piaciuto di più di Ti, Fondaco dei Tedeschi? Cosa ti porteresti con te? La prima cosa che mi piace del Fondaco dei Tedeschi è quando uno entra è il profumo. Tutto questo senso che avevo del caravansar, dei commercianti, di questo punto che era Venezia fra l'est e l'oest, fra Asia, fra Europa, per me aveva odori, era un posto pieno di odori. Qua entri e non ti dimentichi mai il profumo, è una cosa molto particolare. Dopo ti colpisce l'architettura perfetta, questo equilibrio fra il ricordare il passato con questi per esempio tappeti, no? L'orologio del 500 e le cose più performanti, più nuove, l'ultima moda, gli ultimi oggetti. Questo mi piace molto. E cosa porterei con me? Io porterei con me tante cose del Fondaco, soprattutto la bellezza e qualche oggetto veramente di disegno che c'è.